Che te la pongo e te lo sentirai. Tu sei sendeo, e va, e giù, e va, giù, tripo, e va, Madonna, santissimo, agne, e c'hai che questo Milan? A traia quattro lavo, tu so di tu fa. A traia quattro lavo, a traia qua, e va, e giù, e va, giù, tripo, te la pongo, che te la pongo. Mamma mia, agne, veramente, ragazzi, non ho più parole per questo Milan. Tengo una certa te, agne, tengo una certa te. Guagné, è un grande Milan, è un grande Milan, Guagné, è un grande Milan. Vi so di tu fate, ormai va così, va così. Come cazzo lo dovevamo cambiare questo allenatore, ragazzi? Cadoscem a 3 a 4 lavo. Ma poi facciamo 3 gol, facciamo 4 gol come stasera. Ma vi posso garantire che sono pochi quelli che facciamo. Cioè la squadra se ha un difetto... Quello è il difetto che dobbiamo cercare di migliorare, cioè la cattiveria sotto porta. Dobbiamo cercare di gigioneggiare di meno. A macerchetto faccio l'allo ogni volta che teniamo la posta per te. Fa-fa-fom, ogni volta che teniamo la posta per te. La macegnè, quella è l'unica cosa che dobbiamo migliorare. Che è impressionante anche sa qua. Ma tu ti stai esaltando per una vittoria per la Sampdoria? No! Mi sto esaltando per la vittoria per la Sampdoria. Perché la Talanda l'hanno detto addosso? Perché abbiamo vinto con la Juve? Perché abbiamo vinto con la Roma? Perché abbiamo vinto con la Lazio? Perché abbiamo vinto con Bologna? Abbiamo vinto con Bari? Abbiamo vinto con Chiesa? Che siamo? Sono scordato, squadra a sé! Mamma mia, Guagné! Non fermiamo! Mamma mia, c'è squadra, Guagné, c'è squadra! Allora, passiamo a un picco di caos che mi hanno detto un picco di cazzo! Io voglio capire una cosa! Continuo a vedere malafede! Continuo a vedere, decidimi che volete, poi farò un video sul VAR, serio, non una sciquea, rete sciquea, un video serio sul VAR, lo farò questi giorni, bello come si deve. Oggi dicevo, io non posso immaginare come sia possibile che l'arbitro a un certo punto oggi ha annullato il gol di Çalhanoğlu, il 2-0, Kayeso Skleret. So detto, ce n'è mai di un gol, mo! Ha del numero, ti avvene da chi è, Sclere! Perché oggi veramente non c'era niente! Non c'era niente! Per fortuna ha avuto il minimo giudizio di andare a vedere al VAR perché gliel'avranno detto, dice, vanno a vedere pro! Fatto sta che lui l'aveva annullato un gol del genere! Non l'ha neanche sfiorato con un dito, Çalhanoğlu, il giocatore, il difensore, che era scivolato! Quindi era il 2-0 eccetera eccetera. Invece poi voglio capire come mi fai a dare quel rigore sul 3-0 per il Milan che ovviamente Gigio Donnarumma ha parato. Che ovviamente Gigio Donnarumma ha parato e beh, avete sei pazzi. Perché il miglior portiere del mondo ce l'abbiamo noi. Non boxe di nessun paragone da noi. Non manderesse né Allison, né Ter Stegen, né Oblak, Babu Buffon, Stegenda, Mutavut, tutta l'altra, non manderesse né proprio. Non c'è nessuno come lui, a quest'età, che ha fatto già quello che ha fatto. Quest'anno, quarto rigore parato, e uno fatto sbagliare è andato a finire sul palo di Ronaldo. So 5 rigori che hanno sbagliato, perché quando su Vettel in porta ancora, Codie da Tienor! Quanti è la porta? 7 metri e minzi la porta! Codie 6 metri! Armene giusto non stuzzarite da tandarmi! Naufeugo! Da metto con panzir, naufeugo! Già ne ho detto un rigore a chi dalla Sampdoria. Ridicolo, ok? Ridicolo! E poi invece voglio capire per quale motivo non avete dato il rigore invece su Calabria! Quando c'è stato un pestone evidente, all'inizio non sembrava, ovviamente, a velocità normale, ma un VAR, c'è Rossi a fe! Voglio capire il VAR che cacchio sta a fare là davanti, se tu non dai quel tipo di rigore, che si è visto il piede nettamente pestato dal giocatore, poi Calabria ovviamente anche ha anche avuto problemi, perché sembrava che si fosse fatto male da solo, invece l'avevano proprio fatto un pestone, quindi la caviglia aveva pure un pochino...
girato, nude. L'hanno fatto vedere il replay, i due commentatori. Cheat, non ne dite una parola. Ma che veramente, è vergognoso. È vergognoso, è vergognoso. Ma tanto, non ne sono problemi. Non siete danno il rigore, ne faccio 3-4 gol a partita lo stesso. Ce li volete dare contro? Dateci i rigori contro. Tante stai in bord. Mamma, non sai neanche come ti chiami, Gigio. Non so come ti devi chiamare. Perché sei Seudan. Sei assai. Sei assai. E bevo la vita su sangue, vita marepa. Quando a Cristian già avete detto la causa a cui. Non c'è una parola, c'è la ye. A ye, da Gigio Donnarumma. Non voglio una parola su Gigio Donnarumma. Altra prestazione straripante di Teo Hernandez, codoagne spaventoso. A un certo punto, come si chiama io su telecronista, a un certo punto si è fatto una grassa risata che ha detto, a me fanno ridere che a un certo punto, alla fine, qualche giornata fa, ho sentito un calo fisico di Teo Hernandez. Dove avete visto un calo fisico? Cacco di Lucava, da corte, la gancia arriva in Hernandez. A volte arriva davanti alla porta e sbaglia i gol. Perché è troppo debordante, non riesce manca a rendersi conto, si capì, molte volte è talmente tanta la foga, la corsa, che la Cristian può la passa da Hernandez e non si rende conto che avrebbe in porta e va fu gol, non si rende conto. Cioè gli è una cosa, una forza della natura. Un Ante Rebic ancora un pochino troppo nervoso. Ante, questa cosa la devi un pochino migliorare, eh? Parliamoci chiaro, che stu fatto ma den pronto. Non voglio più vedere che ogni volta ma si attende che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, che Macher viene espulso. Queste cose rovinano le partite, non va bene. Quindi, quando fornisce, lo troveremo secondo team, ma quando calisci dalla qua, fresh, date un pick up, calmo, tuagna, calmo, che a noi ci serve lucido, freddo, ad Axene serve, non ogni volta da staff elettrico, così c'è la mafia, si chiacchia. Va. Altra grande prestazione di Gabbia, molto ma molto positivo. Dobbiamo domandarci tutti che cosa dobbiamo fare con Gabbia, se è giusto mantenerlo in rosa e magari farne un giocatore importante, magari alternarlo ai titolari quando manca qualcuno, o se mandarlo magari a giocare per fargli mettere minuti importanti nelle gambe, esperienza in Serie A, eccetera. Sinceramente è un giocatore importante, ogni tanto fa qualche svarione, ma ovviamente un ragazzo, è un ragazzino giovanissimo, ragazzi, il giocatore ha stoffa, e quindi da questo punto di vista stiamo tranquilli, vedremo che cosa succederà, vedremo che cosa deciderà la, diciamo, la dirigenza per quanto riguarda Matteo Gabbia. Molto buono anche il lavoro dei centrocampisti oggi, sia che sì che Benasser in scioltezza, senza nessun tipo di problema. Sellmakers, qui c'è da aprire un altro capitolo importante, ragazzi. Ha sbagliato oggi un altro gol clamoroso, nel senso che ha avuto una bellissima palla in area di rigore, l'ha calciata di sinistro a volo, la shotette del foro stadio. Il giocatore è un giocatore che corre tantissimo. A un certo punto Calabria è uscito per infortunio e è andato a fare il terzino, faceva l'esterno d'attacco, è andato a fare il terzino, l'ha fatto benissimo. Questi sono giocatori, ragazzi, da tenere in rosa, perché fanno qualsiasi cosa. Sono quelle pezze che vanno bene messe quando le situazioni, c'è qualche giocatore magari che non c'è quello, non c'è quell'altro, stessa ambiente a disposizione, corre, non si fa mai trovare, diciamo, da questo punto di vista non si fa mai sorprendere, sa difendere bene, sa attaccare, deve migliorare. L'ultimo diciamo la fase finale, quella che a volte magari diventa anche la più importante, però già il fatto che si fa trovare pronto sia in avanti, cioè poteva segnare oggi, sia quando l'ha messo dietro ha difeso benissimo, cioè sono giocatori veramente totali, universali, che sono importanti nella rosa di una squadra. Quindi molto buona la prestazione anche quella di Sellmakers, nonostante quel gol sbagliato. Çalhanoğlu, ragazzi, ormai è una certezza, ancora oggi grande gol di Hakan Çalhanoğlu, ovviamente di Zlatan, ragazzi, come di Zlatan non parli, no agne, ha fatto 9 gol su Cristian da quando va a vita, addoston la Cristian che usteva una taglie, un vecchia Reed, cosa andate facendo, vi affidate a un di 40, addoste,
detto? Dove siete andati a finire? Non scrivete chi è lo messaggi? Le risatine, dove sto? Caccuccio, stavo in un camionettino e va a fuca canoni, la 38 anni, la 39 anni, questa. Una cosa impressionante, guagnà. Non solo 9 gol, ma quanti gol fa segnare, quante sponde fa, quanta, diciamo, sicurezza e quanta forza ha dato a tutta la squadra. Gli Inzala, Kep, la personalità, ad Aksesuka contro Zlatan Ibrahimovic. Guagnì! 100 di questi Zlatan Ibrahimovic, 100 di questi Zlatan. So dite io, Shufa, non so se l'avete visto il video. Non voglio il contratto di un altro anno. Giù volte 2 anni, 3 anni, 4. A quando so e so scegliesse lui? Fino a quando vuol su questo quest? Sono il giocatore che nasce una volta nel 550 anni, chis. Zlatan Ibrahimovic. Guagnè, c'è roba adesso, guagnè. È un grande Milan, è un grande Milan. Le basi per costruire un grande Milan davvero ci sono tutte, ragazzi, ci sono tutte. Diamo continuità a questo progetto con il nostro Pioli in panchina, che ha inquadrato una squadra alla grande. La dirigenza ha dimostrato che i colpi che aveva fatto erano tutti buoni. Leao, anche lui, è entrato, ha giocato bene. Zombola Cristiana ha fatto un bellissimo gol anche lui oggi. Ancora una volta, quel poco che ha giocato ha segnato. Guagnè, l'occhio della dirigenza c'è, i ragazzi li capiscono, li conoscono, li facciamoli lavorare, diamogli un pochino di budget, cacché se una squadra che manca poco per diventare davvero grande e può avvitarci avvitarci compito, avvitarci che avvitarci è compito. Ragazzi, continuiamoci ad iscrivervi, ad iscriverci al canale di Brigal Milanista. Condividete, lasciate un like, non vi costa niente. Lasciate un like, mi raccomando. C'è roba adesso, guagnè, ma voglio bene a sé. Iscrivetevi al canale, forza lotte vincerai. Non ti lasceremo mai, forza Milan, forza Milan.